Benvenuti di nuovo in questa serie di video qui. Il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Stiamo adesso passando una meditazione di Padre Quartilio Gabrielli che ha dato in 2015 davanti a tutti i membri del Movimento Sacerdotale Mariano, esercizio spirituale annuale. Il titolo di questa meditazione è che si può trovare su internet: La fine dei tempi, la grande prova. Così adesso arriviamo alla seconda parte, proprio che è chiamata la grande prova. Lui comincia subito con un messaggio della Madonna. Preparatevi a vivere momenti che la storia della Chiesa non ha mai conosciuto, in cui ogni cosa sembrerà sovvertita. Ma nella più grande oscurità, io sarò vostra luce e la vostra guida. Perciò non temete mai. Abbiate la più grande fiducia nel mio cuore immacolato. Siete chiamati a vedere il più grande trionfo della misericordia di Dio nel mondo. Questo è il 1 gennaio 1978. Poi un altro messaggio. In questi tempi la Chiesa è chiamata a vivere le ore dell'agonia e del Getsemani, le ore della passione redentrice, le ore della sua cruente immolazione sul Calvario. Quale pesante croce devono portare oggi questi miei amatissimi figli? La croce dell'apostasia e della mancanza di fede, la croce dei peccati e degli innumerevoli sacrilegi, la croce dell'abbandono e del rifiuto, la croce della condanna e della crocifissione. È vicino per la mia Chiesa il momento del spargimento del sangue e della sua cruente immolazione. Soprattutto in questi tempi, io sono sempre accanto a questa mia figlia sofferente e agonizzante, come io sono stato sotto la croce su cui Gesù veniva immolato per la nostra redenzione. Pregate, figli prediletti, fate penitenza, perché ormai siete entrati nel tempo del grande castigo che il Signore manderà per la purificazione della terra. La vostra sofferenza aumenterà con l'aumentare della prova che è già incominciata. Messaggio di 1 gennaio 91. E poi un altro messaggio. La grande prova è giunta per tutti voi, miei poveri figli, così minacciati da Satana e colpiti dagli spiriti del male. Mai come ai vostri giorni, la pace viene tanto minacciata, perché la lotta del mio avversario contro Dio si fa sempre più forte, insidiosa, continua ed universale. Messaggio 1 gennaio 93. Poi un altro messaggio. È un mistero di amore e di dolore, di luce e di tenebra, di gioia e di sofferenza, di morte e di vita. È una prova tanto grande e dolorosa che voi non potete neppure immaginare, ma è necessaria per la Chiesa e per tutta l'umanità, perché possa giungere a voi la nuova era, il mondo nuovo, la riconciliazione dell'umanità con il suo Signore. Messaggio 2 febbraio 91. E poi questa qui: siete così entrati nella grande prova. E poi così lui, un altro messaggio della Madonna. Il pericolo che correte è quello di perdere la grazia e la comunione di vita con Dio che mio figlio Gesù vi ha ottenuto nel momento della redenzione, quando vi ha sottratto dalla schiavitù del maligno e vi ha liberato dal peccato. Ora il peccato non è più considerato un male, anzi, spesso viene esaltato come un valore ed un bene. Riconoscete il peccato come il male più grande, come la fonte di tutti i mali individuali e sociali. La grande prova è giunta per la Chiesa, tanto violata dagli spiriti del male, così divisa nella sua unità ed oscurata nella sua santità.
Vedete come in essa dilaga l'errore che la conduce alla perdita della vera fede. L'apostasia si diffonde in ogni parte. Speciale dono del mio cuore immacolato per questi vostri tempi è il catechismo della Chiesa Cattolica che il mio Papa, cioè Giovanni Paolo II, ha voluto promulgare quasi sul luminoso e supremo testamento. Soprattutto per la Chiesa è giunta l'ora della sua grande prova, perché sarà scossa dalla mancanza di fede, oscurata dalla apostasia, ferita dai tradimenti, abbandonata dai suoi figli, divisa dagli scismi, posseduta e dominata dalla massoneria, resa terra fertile da cui spunterà l'albero cattivo dell'uomo malvagio, dell'anticristo, che porterà al suo interno il suo regno. Quanto più entrerete nel tempo delle grandi prove, tanto più sperimenterete in maniera straordinaria la mia presenza di mamma accanto a voi per aiutarvi, per difendervi, per proteggervi, per consolarvi, per prepararvi nuovi giorni di serenità e di pace. Questo messaggio 1 gennaio 93. E poi Padre Quartilio parla, lui dice: ora lasciatemi fare un piccolo sfogo. Voi sapete che la Madonna ha disposto che passassi gli ultimi anni accanto a Don Stefano. E vi posso dire che erano molte le prove e le sofferenze che ha dovuto affrontare per il movimento. Ma ricordo, per lui era di grandissima sofferenza quando qualche responsabile metteva in dubbio i messaggi e così dubitava sulla loro veridicità. Nell'anno 2000 molti responsabili non hanno più partecipato agli esercizi spirituali annuali. Vari hanno continuato ma poi hanno lasciato. Ricordo a questo proposito Gerardo padre Fabio del Salvatore, un vescovo del Perù, che per vari anni ha tenuto delle bellissime meditazioni sui messaggi, con le relative citazioni bibliche e tanti altri. Anche ai nostri giorni, penso che per il movimento sia arrivato il momento di essere pronti a svolgere la missione che lei, la condottiera, ci chiede. Dobbiamo affrontare delle prove dolorose, perché questi sono i tempi della grande battaglia. Così lui dice, cosa ci chiede di fare la Madonna in questi tempi di battaglia? Poi lui cita un altro messaggio della Madonna per rispondere a questa domanda. Preparatevi a vivere momenti che la storia della Chiesa non ha mai conosciuto e in cui ogni cosa sembrerà sovvertita. Ma nella più grande oscurità io sarò vostra luce e la vostra guida. Perciò non temete mai. Abbiate la più grande fiducia nel mio cuore immacolato. Siete chiamati a vedere il più grande trionfo della misericordia di Dio nel mondo. 1 gennaio 78. Qui la Madonna ci dice di prepararci per questi momenti di grande buio nella Chiesa. Che Padre Quartilio dice, e noi ora li viviamo questi tempi in cui si vuole sovvertire la verità del Vangelo, si vuole trasformare la fede solo in pietismo, ecumenismo. E un altro messaggio della Madonna, come mamma sono sempre accanto a voi, alla Chiesa e alla umanità, per condurvi sulla strada dell'attuazione del volere del Padre, in modo che la Santissima e Divina Trinità sia sempre più glorificata, dove si trova la sorgente della nostra gioia e della nostra pace. Messaggio 1 gennaio 93. La grande prova è iniziata perché siamo minacciati da Satana, che ci fa perdere il vero senso del peccato, la vera causa di ogni male, non solo spirituale ma anche fisico. La grande prova è iniziata in modo particolare per la Chiesa,
e la Madonna ci invita a guardarla. E poi un altro messaggio della Madonna. Vedete come in essa dilaga l'errore che la conduce alla perdita della vera fede. L'apostasia si diffonde in ogni parte. Speciale dono del mio cuore immacolato per questi vostri tempi, il catechismo della Chiesa Cattolica che il mio Papa ha voluto promulgare quasi suo luminoso e supremo testamento. E il Padre Quartiere dice, ecco carissimi, non ci resta che guardare a Maria come madre di Dio, ma anche come vera madre nostra e madre della Chiesa. Siamo chiamati a non lasciarci sopraffare dalla sfiducia, dalla paura, tanto meno dallo scoraggiamento, anche se vediamo che, e poi leggi un altro messaggio qui, l'ateismo si è organizzato come forza protesa alla conquista del mondo intero e alla completa distruzione della mia Chiesa. Voi, poveri figli miei, siete i più colpiti di una lotta che è soprattutto fra me e il mio avversario. Prima ancora di annunziarvi la battaglia, la mamma vi ha invitato a cercarvi un sicuro rifugio, il mio cuore immacolato. Capite ora, figli, questo è il più grande dono che il Padre Celeste vi offre. Il mio cuore immacolato è il vostro più sicuro rifugio e il mezzo di salvezza che in questi momenti Dio dà alla Chiesa e all'umanità. È l'opera che io sto facendo nella mia Chiesa per chiamare a rifugiarsi in me tutti i sacerdoti, i miei prediletti. Questa mia vittoria è già iniziata e presto splenderà su tutta la Chiesa e sull'intera umanità rinnovata. Messaggio 8 dicembre 75. Dio vi benedica e Maria vi guidi.